Come era stato annunciato, il maltempo ha raggiunto la Capitanata e in particolare il Gargano, la zona più colpita che da ieri notte è interessato da un violento nubifragio. I vigili del fuoco e il comando provinciale di Foggia stanno lavorando per diversi allagamenti in garage e scantinati, soprattutto tra Lido del Sole, Rodi Garganico e Peschici. Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile per liberare alcune strade comunali invase da rami abbattuti dal forte vento e dalla pioggia. Qualche difficoltà alla circolazione stradale è registrata sulla San Menaio Rodi Garganico. Temporali si sono abbattuti anche su San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rignano Garganico, Vieste e Monte Sant'Angelo, dove sono stati registrati disagi per la viabilità. Allagamenti dovuti in parte alle condizioni climatiche particolari, ma soprattutto all'incuria e alla mancata pulizia dei tombini di svuotamento delle acque piovane che, occlusi da detriti e fogliame, non consentono il drenaggio delle strade. Ombrelloni chiusi, sempre a causa del maltempo, su tutte le spiagge del Gargano e paura ieri pomeriggio a Cerignola per una tromba d'aria che fortunatamente non ha causato gravi danni. Pioggia e vento forte che caratterizzeranno anche la giornata di domani. L'auspicio e la speranza sono quelli che la campagna vaccinale possa svolgere funzione di argine rispetto ad una nuova emergenza e che la popolazione non cada nella tentazione di abbassare la guardia. I numeri, infatti, sono tutt'altro che incoraggianti, resi ancor più preoccupanti dall'avanzare costante della variante Delta. In Puglia, nel raffronto tra i contagi registrati nell'ultima settimana e quelli dello stesso periodo del 2020, ci sono tutti i rischi e le paure che mettono in allarme politica e strutture sanitarie. Negli ultimi 7 giorni, i positivi accertati sono stati 367, un anno fa furono soltanto 8, con il tasso di positività salito allo 0,7% ed un'incidenza di 8,2 casi per 100.000 abitanti. La Puglia dunque rientra così a pieno titolo tra le regioni classificate a rischio moderato, secondo quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Anche in provincia di Foggia i contagi fanno registrare una risalita, sia pure lievissima, passando dai 7 casi rilevati giovedì ai 9 nuovi contagi attuali. La Regione Puglia, dal canto suo, di fronte ad una situazione in continua e pericolosa evoluzione, cerca di mettere a punto la propria organizzazione. Entro fine luglio, tutte le ASL dovranno comunicare l'aggiornamento del piano pandemico, con le relative azioni da attuare per contrastare una eventuale quarta ondata. In caso di una recrudescenza dei contagi, i casi di ricovero in preintensiva o intensiva saranno gestiti nelle strutture di protezione civile, insieme ad un centro per ogni provincia. Per la Capitanata, la struttura di riferimento sarà il Policlinico Riuniti con i suoi 20 posti letto. Questo per quel che riguarda i pazienti in condizioni complicate, che necessitano appunto di terapia intensiva. Coloro i quali invece possono svolgere il decorso senza la necessità di macchinari specifici faranno riferimento alle unità di pneumologia e malattie infettive dei diversi ospedali. Ad ogni modo, a Bari si lavora per non farsi trovare impreparati. La dotazione ordinaria è di 700 posti letto, mentre l'intera disponibilità può arrivare, con il contributo degli enti ecclesiastici e privati convenzionati, a 3.100 posti letto sugli oltre 11.000 complessivi. Insomma, senza cedere all'allarmismo, è comunque il caso di continuare a tenere alta la guardia, anche e soprattutto tra la popolazione, senza quel rompete le righe che potrebbe essere l'anticamera di una nuova situazione esplosiva, sul piano sociale ed economico, oltre che sotto il profilo della sua gestione sanitaria. 454.000 euro. A tanto ammonta il danno d'immagine che Raffaele Fitto, ex candidato presidente della regione sconfitto da Michele Emiliano, avrebbe arrecato all'immagine dell'ente all'epoca della sua esperienza di governatore. A stabilirlo è stato il Tribunale Civile di Bari, che ha condannato al maxi risarcimento l'europarlamentare, oggi esponente di Fratelli d'Italia. A Fitto viene contestato il reato di falso, da cui tuttavia è stato prescritto, con riferimento ad una delibera approvata nel 2004 e riguardante la gestione delle residenze sanitarie per anziani, con la quale l'allora presidente della regione affidava la loro gestione a imprese private. Una decisione, secondo i magistrati, assunta sulla base di un requisito che sarebbe stato falso, ossia la carenza di personale nel pubblico.
Il Tribunale Civile parla di un atteggiamento autocratico e di un presidente radicalmente avulso dalla democrazia e dalla legalità, che renderebbe evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, un comportamento doloso attraverso il quale Fitto, scrivono i magistrati, volle e preparò l'apertura generalizzata al privato nelle RSA, sollecitando in ogni modo pezze di appoggio agli uffici competenti e poi travisando consapevolmente i dati ricevuti, pressando gli uffici amministrativi e qualificati dirigenti di ASL e Ares, fino a prevaricare e travolgere persino gli assessori da lui scelti, in virtù di un vincolo di fiducia politica e personale. Fitto, ovviamente, si difende, denunciando un precedente pericolosissimo e annunciando ricorso in Cassazione, definendo la sentenza contraddittoria e sostenendo l'assurdità dell'accusa di aver commesso un reato, affermando che le RSA pubbliche erano incomplete e non funzionanti. La sentenza, dice Fitto, chiarisce in modo indiscutibile che non esiste alcun danno patrimoniale, ma mi condanna a risarcire la Regione per danno d'immagine, con valutazioni sulla mia persona inopportune e offensive, del tutto estranee a logiche giuridiche che meriterebbero sicuramente altro tipo di valutazioni. Tra l'altro, in presenza di un presunto reato dal quale sono stato assolto in primo grado e condannato in appello con dichiarazione di prescrizione. Secondo i magistrati, aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia, una sola persona avrebbe costretto altre 15 persone a firmare e votare una delibera. Il paradosso, conclude Fitto, è che quella decisione non è stata annullata in autotutela né da Vendola né da Emiliano, che anzi al contrario hanno prorogato i contratti con i privati. La delibera numero 22 è stata firmata ieri dal commissario Marilisa Magno e ufficializza l'acquisizione al patrimonio del comune di oltre 800.000 euro di beni confiscati alla mafia. In continuità con la delibera commissariale numero 8, dunque, l'amministrazione comunale chiude il percorso relativo alla manifestazione di interesse per l'acquisizione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'avviso pubblico dal titolo Dal bene confiscato al bene riutilizzato. Il primo giugno, come si ricorderà, a Palazzo di Città era stata acquisita la nota della prefettura con la quale veniva comunicata la convocazione, prevista il 3 giugno, della riunione preparatoria del nucleo di supporto, propedeutica alla conferenza di servizi istruttoria, in cui il comune ha espresso ufficialmente il proprio interesse per alcuni dei beni in elenco. Le opzioni possibili per la loro gestione erano diverse: assegnarli in concessione gratuita a comunità, associazioni, organizzazioni di volontariato o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti. Il prefetto Magno, invece, ha scelto di destinarli all'emergenza abitativa, uno dei problemi più gravosi della città, come dimostra anche la recente ordinanza di sgombero dell'alloggio di Vico Solitario di proprietà comunale. Il 25 giugno scorso, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia ha comunicato formalmente il trasferimento al patrimonio indisponibile del comune di 3 fabbricati e un terreno ubicati in contrada Pietrafitta. La compatibilità dei beni con la finalità individuata dal commissario Magno è stata già attestata dal dirigente del servizio politiche abitative Paolo Affatato. Ora quindi l'iter amministrativo è completato. Ciò che era della mafia adesso appartiene allo Stato e sarà destinato a combattere emergenze e disagio. La Procura di Foggia ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato alcuni giorni fa tra Vico del Gargano e Schitella e che ha distrutto quasi 500 ettari tra pinete e macchia mediterranea. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo contro ignoti nella consapevolezza che dietro quell'incendio ci sarebbe appunto la mano dell'uomo, un'ipotesi ventilata subito dopo il fatto da più parti. Anche perché, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero stati più focolai che hanno poi dato il via al devastante incendio. Così i carabinieri forestali stanno visionando le immagini delle telecamere delle aziende e dei quartieri della zona nei pressi dell'incendio. L'obiettivo è quello di individuare movimenti sospetti. Al vaglio anche satelliti, sia per quantificare con esattezza gli ettari che sono andati distrutti dalle fiamme, e sia per capire quanti siano stati i focolai e in che zona. Un incendio che ha devastato, lo ricordiamo, un territorio al confine con il Parco Nazionale del Gargano, anche se i 500 ettari distrutti dalle fiamme non rientrano nell'area protetta. E mentre vigili del fuoco e volontari erano impegnati tra Vico e Schitella, altri uomini della protezione civile erano al lavoro per spegnere un incendio scoppiato nelle campagne di San Nicandro Garganico, questa volta in pieno Parco Nazionale.
Qui, stando ai primi accertamenti, sarebbero andati distrutti altri 50 ettari di terreno e anche in questo caso la procura avrebbe aperto un'inchiesta, sempre contro ignoti. Don Angelo, i salesiani sono sempre a favore dei giovani. Com'è la situazione in Puglia? La situazione in Puglia è come in altre regioni. Beh, devo dire che rispetto ad altre regioni forse qualcosa in più si sta facendo. Guardando la nostra ispettoria, e quello che stiamo facendo adesso in questi giorni è per noi un segno di ulteriore speranza e che quindi dice che qualcosa si muove. Credo che in questo contesto che stiamo vivendo, dove siamo un po' tutti stanchi, un po' psicologicamente provati per la pandemia, credo che ciò che andiamo a fare in questi due giorni, l'inaugurazione di questa nuova comunità famiglia, casa famiglia e centro diurno, è un segno davvero concreto di speranza, a dire vogliamo esserci in un modo da donare speranza a chi non ha speranza, no? Quindi credo che sia una cosa bella. E vedo che anche le istituzioni in Puglia, noi abbiamo altre presenze a Bari, a Corigliano, abbiamo molte presenze in Puglia. Devo dire che in tanti contesti le istituzioni ci vengono incontro, c'è una bella alleanza ed è quello che io spero continui ad alimentarsi per il bene dei ragazzi, soprattutto quelli più poveri, più abbandonati e quelli che hanno bisogno più di attenzione, perché da soli i salesiani ci sono sempre quando, dove ci sono i giovani e quelli più poveri, però da soli i salesiani non possono fare molto. Don Bosco diceva sempre: ho bisogno di tutti, e quindi e ben venga questa alleanza e questa collaborazione che ci aiuta a fare del bene, e del bene concreto. E dare voce a chi non ha voce, dare speranza a chi non ha speranza, restituire dei sogni a chi sono stati rubati, e penso a tante storie di ragazzi. E quindi la presenza di una casa famiglia in un contesto del genere è sicuramente una cosa bella. L'overture degli eventi estivi avverrà con la presentazione del progetto Ofanto Food and Cultural Valley, nel corso della quale sarà assegnata l'onorificenza di ambasciatore della cultura 2021 a Michele Placido e la conferma di un cartellone di appuntamenti dal 19 di luglio sino ad agosto inoltrato di rilievo che metterà San Ferdinando di Puglia al centro dell'attenzione del territorio, concetto ribadito dal sindaco Salvatore Puttilli proprio in occasione della presentazione del cartellone estivo sanferdinandese, che permetterà di godersi spettacoli, reading letterari, degustazioni enogastronomiche, ma anche di inaugurare, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, il campo sportivo ed il palazzetto dello sport. Siamo ben felici di donare alla comunità questo cartellone estivo che è di assoluto livello, anche dal punto di vista delle inaugurazioni di alcune strutture attese, particolarmente attese dalla città, che sono quelle appunto del campo sportivo comunale, i cui lavori sono ultimati, come ben sappiamo, da circa un mese, da poco più di un mese, e anche del palazzetto dello sport, anche lì i lavori sono ultimati, ma attendevamo appunto la stagione estiva, la zona bianca, la possibilità di avere diciamo il Green Pass per la maggior parte dei nostri concittadini per poter diciamo, inaugurare in grande stile queste nostre strutture. Valorizzare il territorio della Valle dell'Ofanto è l'obiettivo che l'amministrazione comunale persegue anche attraverso un finanziamento regionale prezioso per offrire appuntamenti di qualità durante la stagione estiva senza dover incidere sulle casse comunali. E nell'offerta di eventi si è tenuto conto di tutte le fasce d'età, con spettacoli che saranno aperti al pubblico, seppur contingentato, e fruibili comunque da tutta la cittadinanza. Ci saranno varie manifestazioni appunto enogastronomiche fatte nella nostra cava, che è l'oasi naturalistica. Poi ci saranno dei reading letterari, ci saranno vari spettacoli musicali, ci sarà lo street food con la presenza dei Gypsy King, ma soprattutto ci sarà un concerto importante che vede degli artisti nazionali che spopolano tra i giovani, che sono Fred De Palma, Clementino e Shade. Naturalmente, visto insomma le norme anti-Covid, la partecipazione al concerto sarà su prenotazione, il biglietto sarà nominale
annuale in ordine d'arrivo, ma non sarà data a nessuno la, non sarà negata a nessuno la possibilità di poter assistere al concerto, perché verranno installati dei maxi schermo dal quali poter comunque assistere alla manifestazione. Quindi una manifestazione veramente aperta a tutti e totalmente gratuita. Sabato 17 Roseto Valfortore continua i suoi appuntamenti con l'estate e la dinamica macchina organizzatrice mette su una giornata country con tanto di sagra del vitello. Dalle ore 18 carrozze e calessi accompagneranno turisti e visitatori per le vie del centro storico tra esibizioni e dimostrazioni, tutte a tema country. Non mancherà la possibilità di saltare e ballare con l'animazione dei Country Zone. Nel cortile del Castello Ducale di Torre Maggiore, gemellato con la Cappella San Severo di Napoli, il Teatro dei Limoni porta in scena Cyrano, immergendolo nel nuovo millennio tra abusi di poteri, sorprusi, ingiustizie e meschinità, tutte da combattere con il suo piglio deciso, quasi a simbolo di una indiscussa invincibilità. I sentimenti puri e semplici, teneri e dolorosi come i condizionamenti dell'amore, lo rendono però vulnerabile e insicuro. Domenica inaugura il suo calendario delle attività estive il Museo del Territorio di Foggia. Sere d'estate, programma per tutte le famiglie, fatto di cultura e libri. Alle ore 20:30 di domenica parte con una serata di letture animate, intitolate Tra storia e fantasia, per bambini da 6 a 12 anni. Saranno le varie sale del museo a fare da scenografia alla storia narrata e animata dal Book Club Leggermente Noi di Ortanova. Il museo sarà aperto in maniera straordinaria anche al mattino con visite libere e dalle 18 per visite guidate. A Manfredonia, Mille di queste notti, denominazione già positiva, con un calendario di eventi coinvolgenti che terminerà a fine agosto. Lunedì 19 luglio la Bottega degli Apocrifi invita a condividere un'esperienza laboratoriale intitolata Laboratorio Shakespeare. Fino al 30 luglio l'esperienza formerà 18 artisti tra musicisti, attori e performer impegnati in una rappresentazione finale proprio il 29 e il 30 luglio. Le iscrizioni sono gratuite ma indispensabili la prenotazione.